torniamo con uno svuota la spesa Eurospin di quelli fatti bene. Era un po' che non facevo una spesa fatta bene, perché spesette, volantini che non mi convincevano. Invece sta settimana c'è il volantino del tutto un euro, che è forse il miglior volantino dell'Eurospin per risparmiare, ma comunque Eurospin, stiamo tutti aspettando il nuovo omaggio. Dai, cioè l'ultima cosa che ci hanno regalato era la tovaglia a Natale. Sarà ora di fare un altro omaggio, no? Comunque, va bene. A parte l'attesa dell'omaggio che è se stessa l'omaggio, veniamo alla spesa. Io ci ho provato a fare una spesa intelligente e un po' dimagrante. Poi sono arrivata al reparto dei surgelati. Vabbè, non li mangio tutti insieme, farò un giorno di sgarro. Che sarà stasera probabilmente, no, non è vero, stasera no. Allora, cominciamo. Ho preso dell'insalata, che poi fa freddo. Odio mangiare l'insalata quando fa freddo, però l'ho presa lo stesso. Poi ho preso delle carote. Poi ho preso, nel reparto surgelati, i broccoli. C'erano i broccoli freschi, ma poi non li pulisco, li faccio marcire e quindi tanto vale comprarli surgelati, almeno li mangio. Ho preso dei funghi champignon, in realtà perché vorrei fare la zuppa di funghi, cioè o la vellutata di funghi. Mi sono data le vellutate, sì, ebbene sì. Magari faccio un what it in a day adesso che sto un po' a dieta? Potrebbe essere un'idea. Vediamo che viene fuori. Un what it in a vellutata day. Allora, e poi niente, come vi dicevo, sì, siamo arrivati al reparto surgelati e per il tutto un euro c'erano i panciottini. Che fai, li prendi i panciottini? Che poi non sono altro che i sofficini dei poveri? Tra l'altro non li ho ancora mai fatti in friggitrice d'aria, quindi i panciottini. Non ho resistito. Ovviamente a tutto un euro c'era pure questo, che in realtà sono questi bocconcini di formaggio. Allora, li abbiamo mangiati tantissimo tempo fa. E l'unica cosa che mi ricordo è di aver detto non mi piacciono, però gli abbiamo voluto dare una seconda chance, quindi vi farò sapere se in realtà sono ancora una ciofeca o sono migliorati. Fish burger, sempre un euro, cioè tutti i surgelati erano un euro, comprese loro, le mie chele di granchio. Magari ne mangio una sola ogni tanto, lo so che non devo, però questi li ho presi per Luca, sempre un euro, tre big choc, quelli con le mandorle, un euro, almeno glieli prendo, glieli metto là. Poi veniamo alle cose, invece no, non veniamo ancora a niente, perché ci sono anche le patatine fritte. Questa è a barchetta, sempre un euro. Ve l'ho detto, è il volantino migliore di tutti. Olive verdi, un euro. Che poi, sì, perché le olive verdi, cioè le olive in realtà, hanno poche calorie. Cioè, 100 grammi di olive, che sono praticamente un terzo del barattolo, hanno 120 calorie. Quindi, se vuoi fare, che ne so, un aperitivo, uno spuntino, ti mangi le olive e fai finta di essere felice, in pratica. Due mozzarelle, un euro. Ho preso queste classiche, ma erano in offerta, quindi ho preso queste ovviamente. Lo stracchino, un euro. Volevo fare la focaccia di Lecco, ho visto una ricetta su TikTok. So che alla fine non la farò mai e mangerò lo stracchino così. Ho ripreso questi che me li ha consigliati una di voi. I filetti, spinaci e formaggio. L'ho fatto in friggitrice ad aria e ne abbiamo mangiato uno per uno io e Luca. A Luca sono piaciuti tantissimo. Ce n'era una scatola sola. Ne volevo prendere due o tre, ma non c'erano. Quindi ho detto, intanto ne bevo uno. E quindi spinaci e formaggio. Questi sono veramente buoni. Grazie a chi me l'ha consigliati, che non mi ricordo chi era. I miei bastoncini di surimi, che sono ottimi per la mia dieta, anche perché mi piacciono. E poi ho preso la feta greca. Ora, prendo lo scontrino, perché la feta greca è una di quelle cose, tipo i succhetti, una di quelle cose che compravo spesso. E ora ve lo dico, sto per dirvelo, 1,99 euro? Mi sembra che costasse 1,69 euro, al massimo 1,79 euro. 1,99? Ma stiamo scherzando? Vabbè, sono un po' contraddetta di questa cosa. Queste le ha prese Luca
lo giuro sui cani, non l'ho neanche vista la parte delle patatine, ho tirato dritto e queste erano nel carrello, l'ha prese Luca, lo giuro, e non le mangerò. Invece guardate io che brava, ho preso i cereali da mettere nello yogurt per fare la merendina e non mangiarmi schifezze, e stavano a 1 euro pure questi. Poi pomodorini, state la busta, patate da mangiare con il surimi. Poi in realtà le ho prese anche perché così le posso tagliare con il nuovo tagliapatate ondulato che ho preso su Shein. Poi ho preso anche un cetriolo da mangiare con la feta e i pomodorini. Ho preso questi, ma solo perché erano in offerta, 2 pacchi 1 euro. E visto che ho i fish burger e gli hamburger stanno nel freezer, quelli di Luca, ho pensato di tenerli lì, se sa mai. E poi c'era questa novità, sempre a 1 euro, wrap. Cioè, sono solo piadine, sembrano solo un po' più cicciottine. Però, boh, ho voluto provare, non so, sono novità. Prodotto novità, che fai? Non lo provi? Ma stiamo scherzando? Quindi, boh, ho preso sti wrap. Ho preso le zucchine. Cioè, avete visto che bella spesa che ho fatto? Che spesa intelligente, che spesa da persona salutare. Poi, lo Scottex, che in realtà questo è quello ciofeca, però costava 1 euro e tra l'altro è piccolino, quindi mi entra nel portarotolo nuovo. Anche quello ho preso su Shein, c'è il video di tutta sta roba. Poi ho preso un lattino piccolo, ne ho preso uno solo perché facendo i confronti tra supermercati nella serie dove si risparmia, compro sempre 1 litro di latte ogni settimana e Luca ne beve non tantissimo, lo beve la mattina, quindi ce n'ho già di latte. E state dei poveri? 1 euro! Vedete raga? Cioè questo è il volantino meglio, eh? Affettati? 1 euro! 1 euro! 1 euro! Sia il crudo che il salame! Sughi pronti? Allora, questi erano quelli in offerta, che è pomodoro ciliegino alla norma, quindi con le melanzane, 1 euro. E questo qua è pomodoro ciliegino all'arrabbiata, sempre 1 euro. Cioè, capite? Poi ho preso queste vaschette d'alluminio che sono più piccoline e dovrebbero entrare precise nella friggitrice ad aria, perché se voglio fare una ricetta tipo sformato o cose così, non ho la teglia quella sua, che costa 40 euro, e quindi ho pensato che queste andranno benissimo. Luca si è preso dei grissini, pure questi non li ho presi io, lo giuro. Io mi sono presa un barattolo di lenticchie che l'altro giorno me ne sono mangiate così rovesciate dentro la pentola, un po' di cipolla, un goccino d'olio, poco, e un pochino di concentrato di pomodoro, l'ho lasciato andare 10 minuti, l'ho mangiate così com'erano, poche calorie, abbastanza soddisfacente, non felice comunque. Poi ho preso la mousse al salmone, questa costa 99 centesimi, è molto buona devo dire, non ve la dovete mangiare tutta insieme, però è molto buona. Poi Luca si è preso sugo alle olive, vabbè, quello che prende sempre, che poi lui ci aggiunge il tonno, e anche quello ce l'abbiamo perché con le battaglie abbiamo tonno per fare la guerra. Pesto, radicchio e speck, questi costano un po' di più, e anche pomodoro secco e pistacchio, questi costano un po' di più, però vabbè, gliel'abbiamo fatto prendere. E del formaggio fresco spalmabile, mi sono scordata di prendere i fiocchi di latte, brava Chiara, complimenti. E questa era la mia spesa intelligente, cioè comunque molto più intelligente di altre volte. Spero di riuscire nel mio intento di perdere qualche chiletto. Per me non è troppo difficile, nel senso, di solito se sto attenta un mesetto ritorno abbastanza in forma, però gli anni passano e diventa sempre più difficile, soprattutto stare attenti. Però ora sono un paio di giorni che sono abbastanza brava, tipo ieri sera mi sono mangiata solo le verdure in padella, quindi cioè, mi ritengo abbastanza brava. Pranzo ho mangiato il risotto di mia suocera. Non sarà facile, raga. Non sarà per niente facile, ma questi mi aiuteranno nello yogurt, tanto il yogurt ce n'è una marea. Allora, quindi questa era la mia spesa intelligente, ma quanto abbiamo speso per questa spesa così intelligente?
Allora, vedi? Vedi che questo è il volantino meglio? Per tutta sta roba ho speso 48,04 euro. Ora, sempre lo stesso discorso, io non compro la carne, non compro il pesce praticamente, quindi sì, ok, non spendo tanto per quello. Però, effettivamente, avendo preso tante cose a 1 euro, che ti fanno risparmiare tanto, perché quando c'è il volantino a 1 euro risparmi anche 20-30 centesimi su cose che compri abitualmente, tipo il prosciutto crudo e il salame, cioè comunque fa la differenza quando vai a fare il totale dello scontrino, cioè i prodotti a 1 euro effettivamente influiscono, infatti forse oggi avrei dovuto fare più scorte, quindi non escludo che in settimana ci ritorno a prendere solo le cose a 1 euro se hanno delle scadenze abbastanza lunghe, così me le metto da parte e sto mese risparmiamo un po', anche perché arriveranno le bollette, tocca far piena la macchina, cioè capite, comincia a diventare una cosa faticosa vivere proprio in generale. Quindi da questo, sei preparata? Quindi da questo svuota la spesa Eurospin a 1 euro. È tutto? E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!